Le immagini che state vedendo non sono scene di un film, ma sono la realtà che ha colpito la Spagna negli ultimi giorni. Strade sommerse, case travolte dalla furia dell'acqua, vite spezzate. Cos'è successo? E soprattutto, potrebbe succedere di nuovo? Scopriremo le cause nascoste di questa tragedia e le conseguenze devastanti che potrebbero cambiare per sempre la vita di migliaia di persone. Restate con noi fino alla fine. Per comprendere appieno cosa ha scatenato questa catastrofe, dobbiamo guardare più da vicino alcune cause precise e inquietanti. Fenomeno Dana. Il fenomeno Dana, che in spagnolo è l'acronimo di depressione isolata a livelli elevati, è tra le ragioni principali delle recenti alluvioni che stanno sconvolgendo il sud e l'est della Spagna, portando con sé devastazione e morti. Si tratta di un fenomeno meteorologico complesso, noto agli esperti come goccia fredda, che si manifesta in maniera ricorrente nell'area mediterranea, ma raramente con la violenza osservata di recente. La Dana si forma quando una massa di aria fredda in alta quota, fra i 5.000 e i 9.000 metri, si stacca dal flusso principale delle correnti polari che scorrono da ovest a est. Una volta isolata, questa massa d'aria crea una depressione chiusa, capace di rimanere stazionaria nella stessa area per giorni. L'effetto è una sorta di bomba meteorologica. L'aria fredda sospesa interagisce con l'aria più calda proveniente dal suolo, generando un violento contrasto termico. Questo scontro porta a precipitazioni torrenziali, gradinate intense e venti molto forti, che si abbattono sul terreno con forza straordinaria. A Valencia e in altre aree spagnole, queste condizioni hanno portato a un'alluvione devastante, considerata dai climatologi tra le più violente degli ultimi 100 anni. Ma perché la Dana è diventata così distruttiva? Gli esperti indicano due cause principali: il cambiamento climatico e l'aumento dell'umidità atmosferica. Il riscaldamento globale, infatti, ha fatto sì che gli anticicloni africani sostituissero progressivamente il più mite anticiclone delle Azzorre, rendendo l'area mediterranea sempre più calda e carica di umidità. Questo surplus di energia e vapore acqueo nell'atmosfera aggrava l'intensità dei fenomeni di bassa pressione come la Dana, fornendo il carburante per fenomeni estremi. Quando l'aria fredda e umida della Dana si scontra con l'aria calda e umida proveniente dal Mediterraneo, l'effetto è come quello di una miccia che innesca un'esplosione atmosferica. Piogge intense e prolungate, grandinate e venti molto forti. Mentre la frequenza di tali eventi è ancora oggetto di studio, gli scienziati sono certi che la loro violenza stia aumentando. Un segnale preoccupante dei tempi che stiamo vivendo. La Dana è un esempio di come il cambiamento climatico non solo alteri le temperature globali, ma intensifichi anche i fenomeni estremi, costringendoci a ripensare a come preparare e proteggere le aree a rischio. Urbanizzazione e impermeabilizzazione del suolo. La recente alluvione che ha colpito Valencia e altre zone della Spagna mette in luce un problema critico legato all'urbanizzazione intensa e alla riduzione delle aree naturali. Negli ultimi decenni, città come Valencia hanno vissuto un'espansione urbana significativa, che ha portato alla costruzione di strade, palazzi, parcheggi e altre infrastrutture su vaste aree di terreno, che una volta erano naturali o agricole. In queste aree, un tempo, il suolo riusciva ad assorbire buona parte delle precipitazioni, riducendo così i rischi di allagamenti. Ora, con l'espansione di aree impermeabili, come asfalto e cemento, l'acqua piovana trova meno terreno permeabile dove infiltrarsi. Questo ha un impatto diretto sulla gestione delle piogge torrenziali, come quelle scatenate dalla Dana. L'acqua scorre in superficie, si accumula rapidamente nelle strade e sovraccarica i sistemi di drenaggio, spesso incapaci di gestire volumi così elevati in così poco tempo. Questo effetto è particolarmente evidente nelle aree urbane e periurbane di Valencia, dove lo sviluppo veloce e talvolta poco pianificato ha portato alla diminuzione degli spazi verdi e delle aree naturali, che potrebbero fare da spugna naturale per l'acqua piovana. Inoltre, i terreni che circondano queste città sono stati colpiti da una grave siccità estiva, rendendo il suolo più duro e meno capace di assorbire l'acqua in caso di piogge intense. Cosa potremmo fare per il futuro? Una soluzione potrebbe essere adottare politiche di urbanizzazione sostenibile, privilegiando materiali permeabili, giardini pluviali
e spazi verdi capaci di assorbire parte dell'acqua piovana, riducendo così il rischio di nuove alluvioni devastanti. Interventi umani nel clima. Purtroppo non è solo la natura a causare questi fenomeni atmosferici esagerati. Le mani dell'uomo, le attività industriali e l'uso massiccio di combustibili fossili rilasciano enormi quantità di gas serra, come il CO2, nell'atmosfera, trattenendo calore e causando un riscaldamento globale progressivo. Questo innalzamento delle temperature crea le condizioni ideali per tempeste più violente e per il verificarsi di eventi estremi, come l'alluvione che ha devastato la Spagna nelle ultime settimane, lasciando migliaia di persone senza casa. Ma non è tutto. Esistono anche interventi umani diretti sul clima, come il cloud seeding o inseminazione delle nuvole. Si intende una tecnica che mira a cambiare la quantità e il tipo di precipitazione attraverso la dispersione nelle nubi di sostanze chimiche che fungano da nuclei di condensazione per favorire le precipitazioni. Questa tecnica può essere impiegata sia per aumentare la piovosità in zone aride, sia per prevenire la formazione di grandine in fronti temporaleschi. Le sostanze possono essere disperse da aerei, rilasciate da dispositivi a terra o veicolate tramite uso di razzi o cannoni antiaerei. In base alla tecnica impiegata, queste possono essere iniettate direttamente nelle nuvole, lasciate cadere al di sopra di esse, oppure disperse al di sotto delle nuvole affinché siano trasportate al loro interno dalle correnti ascensionali. Sebbene non è appurata come causa principale, queste pratiche di manipolazione delle condizioni meteorologiche potrebbero portare a conseguenze inaspettate e non ancora chiare. Il cloud seeding può influire sugli equilibri atmosferici e potenzialmente provocare effetti anche in regioni lontane da dove è stato eseguito. Questa tecnica, infatti, modifica il ciclo dell'acqua e di conseguenza la distribuzione di energia nell'atmosfera. Poiché il clima e l'atmosfera sono sistemi interconnessi, i cambiamenti indotti in una zona possono causare reazioni a catena, come variazioni nelle correnti a getto o nei modelli di pressione atmosferica. Questi squilibri potrebbero, in teoria, portare a eventi atmosferici insoliti, come piogge più intense o siccità prolungate in regioni lontane dall'area interessata. Anche se non esistono ancora prove concrete di effetti specifici a lungo raggio, il cloud seeding è oggetto di dibattito proprio per questi potenziali rischi, che includono anche impatti sul clima a livello regionale, ma soprattutto a livello globale. Ritardi negli avvisi di emergenza. Ci sono stati problemi addirittura nei sistemi di allerta e comunicazione. Nonostante l'agenzia meteorologica spagnola, AEMET, avesse lanciato un avviso di pericolo estremo con diverse ore di anticipo, le autorità locali di Valencia hanno inviato i primi messaggi di avviso solo 8 ore dopo l'inizio delle inondazioni. Questo ritardo ha avuto gravi conseguenze. Molti cittadini si sono trovati intrappolati nelle loro case, nei negozi o bloccati nei veicoli, senza sapere come reagire o dove trovare rifugio. Anna Klock, esperta di idrologia presso l'Università di Reading, ha sottolineato quanto sia spaventoso che eventi come questi si traducano ancora in tragedie evitabili. Per Klock, la priorità deve essere quella di allontanare le persone dalle zone a rischio prima che l'acqua raggiunga livelli pericolosi. Questo episodio evidenzia quindi una falla nel sistema di allerta pubblico, che non solo è arrivato troppo tardi, ma ha anche dimostrato che molti residenti non sono adeguatamente informati su come comportarsi in caso di alluvione. Per affrontare il crescente rischio di eventi meteo estremi, il sistema di allerta deve migliorare non solo sulla tempestività, ma anche nell'efficacia della comunicazione. Messaggi chiari, rapidi e specifici su cosa fare in caso di emergenza possono fare la differenza tra una popolazione preparata e una vulnerabile. In un contesto di cambiamento climatico, in cui fenomeni come la dana diventano sempre più intensi e frequenti, una preparazione adeguata e una comunicazione efficace sono strumenti essenziali per proteggere vite umane e minimizzare i danni. Siamo di fronte a una crisi che non riguarda solo la Spagna, ma ognuno di noi. Se non impariamo da questi eventi, se non adottiamo misure concrete per limitare l'impatto dei cambiamenti climatici e per proteggere le nostre comunità,
continueremo a vedere tragedie come questa ripetersi ancora e ancora. Ora tocca a noi. È arrivato il momento di chiederci: cosa possiamo fare per evitare che tutto questo accada ancora? La risposta non è semplice, ma ogni piccolo cambiamento conta. Diffondiamo consapevolezza, sosteniamo chi lavora per costruire un mondo più sicuro e sostenibile e restiamo vigili. Noi della redazione de Il Bigino ci stringiamo con profondo cordoglio alle famiglie delle vittime in Spagna, condividendo il loro dolore e portando nel cuore il ricordo di coloro che hanno perso la vita. In un momento così tragico, esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti da questa dolorosa perdita.